Ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, come vedete, ho parecchia neve qui nel mio inventario. Questo perché siamo a dicembre e quindi bisogna costruire un albero di, cioè non un albero di Natale, ma bensì un pupazzo di neve. Poi arriverà anche l'episodio in cui si costruirà l'albero di Natale, però dopo l'8 dicembre. Allora, approfittiamo per mangiare. Allora, direi di partire facendo la base del pupazzo. Quindi 4, 3. Allora, innanzitutto si partirà da un 4x4 e no, mi dirà 5, 6, 7, 8. Ok, ora sto un 4x8, quindi 5, 6, 7, 8. Quindi fare il primo piano in questo modo. Ne verranno in totale 3, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cioè 8 blocchi. Quindi nella speranza è comunque, no, nella speranza è un cavolo, che non credo che questa neve mi possa bastare. Diciamo che per il momento faccio la parte esterna. Poi nella parte interna ci penserò. Intanto approfitto per illuminare il più possibile. Ok. Allora, poi dovremmo trovare il modo per fare i bottoni, va bene. Quelli si fanno o con i blocchi di carbone o con lana nera, ma penso di utilizzare blocchi di carbone, quindi il problema non si pone. Il problema è trovare l'arancione per la carota a fare un cappello. Ovviamente il cappello non verrà troppo grande, perché ora questa base sarà 8x8. Poi quella interna sarà 6x6 e infine quella ancora più interna sarà un 4x4. Quindi alla fine si troverà, nel senso si andranno a rimpicciolire sempre di più questi blocchi di neve, si sta a posto. Quindi se questo era 8, ora si sta a 7. E quello interno sarà 6. E ho pure la terra con me, per fortuna. Quindi dovrebbero essere 6. 1, 2, 3, 4. Allora era quello più esterno. Quindi dovevo ridurre solo di un quadrato. Però poco male. Tanto non è che mi preoccupo più di tanto la grandezza. Quindi abbiamo uno. Questo sarà il secondo livello. Diciamo, se spreco qualche blocco non mi preoccupo tanto, ne dovrò fare almeno tanti a riempire tutto l'interno. Quindi ora con questo arrivo a 4 di altezza. Ok. Ed infine arrivo a 6. E come grandezza sta diventando gigante, però
poco male perché a noi piace così. Allora, come grandezza ci siamo. Ora vado all'interno a fare il 4x4 che farò completamente pieno. Allora, dovrebbe essere alto 3, in teoria. Sì, 1, 2, 3, quindi un altro livello riesco a farlo. Perfetto. E quindi come grandezza ci siamo. Lo so, mi sarebbe piaciuto farlo più tondo, però questo è ciò che abbiamo. Allora, sicuramente dovrò fare dei bottoni, delle sciarpe o comunque altri tipi di blocchi. Allora, innanzitutto andiamo a vedere in magazzino cos'è che abbiamo, anche se devo ammettere, dovrei, spero di avere messo aver messo la parte del carbone. Sì, lo so, è un po' poco, però per il momento faremo bastare. Allora, vediamo in sabbia, no, non sabbia, in lana, 13 pezzi, di cui allora quella grigia non la userò. Diciamo che di bottoni ne metterò uno qui, un altro più su, e l'ultimo si vedrà dopo perché non so come né dove piazzarlo, cioè nel senso non so in che modo, però comunque penso, no, non è vero, sto dicendo una fesseria, perché il posto ci sta, devo solo convertire la lana in nera, quindi 1, 2 e 3. Da lontano non penso si noterà chissà quanto, quindi vediamo se il colore nero ci sta, no? Due pezzi? Allora, vediamo se la nera. Ok, ne posso fare due, però ne dovrei fare altri due. Quindi sicuro, prossima cosa da fare è scendere. Innanzitutto posare questa lana, cioè questa neve che al momento non serve, servirà poi successivamente per riempire il pupazzo di neve. Allora, sta avvenendo un'idea abbastanza carina, anzi non ne devo rimediare più di uno di diciamo di pupazzo, cioè di clay, cioè di, scusate, clay, di pezzi neri. Ecco, ah, ma qui ce l'ho parecchi. Allora, e pure carbone c'ho, quindi allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allora, sicuramente blocco di carbone si farà. Stessa cosa per quanto riguarda la lana nera. Quindi mi scordo sempre di prendere la roba qui e portarla su, però vorrei fare anche un sistema, non dico romanico, ma semi. Nel senso, quindi con carrelli e ceste sopra, portarle su e smistamento romanico. L'unica cosa sarà da prendere la roba e inserirla all'interno del
delle varie cesta. Ok. In teoria ci dovrei essere con l'altezza. Ok, perché? Ok, bottoni li ho fatti. Allora, spero che la lana mi basta. No, non volevo vedere. Allora, qui farò gli occhi. Lo so, sarà un po' brutto. Con dei bottoni davanti. Qui ci farò il quanto è più due blocchi, quindi ok, bug è arrivato. Ah, era quello sotto, ok. Quindi farò sempre, sto praticamente solamente facendo un blocco più sotto, più che altro per semplice motivo, a parte il fatto che si sta buggando tutto. Ok, allora. Ci dovrei essere in teoria. Ok, no, in verità no, perché mi si bugga tutto. Ok, l'unica cosa che si può fare è uscire dal gioco e rientrare, perché non so, ogni tanto può capitare che il gioco può creare qualche problema di bug soprattutto. Ok, ora non dovrebbe. Sperando che la neve mi basti, questa che ho qui, però dovrebbero essere 16 blocchi, anzi 15, semmai non faccio tutto interno. Ok, ho recuperato un altro blocco. No, in teoria sì, dovrebbe bastare, anzi sono avanzati pure 3 blocchi. Questo perché? Perché qui sono gli occhi, qui farò la bocca e qui sotto farò una sorta di sciarpa tutta colorata. Allora, una cosa che mi servirà sicuramente è, diciamo, la grandezza più larga per il cappello. Quindi poi all'interno si rimpicciolirà, quindi sempre vediamo, innanzitutto vediamo quanti blocchi di grandezza riesco a fare. Allora, no, questo interno no. Allora, diciamo per il momento, finché rimangono vuoti, cioè finché ho pochi blocchi dentro rimarranno vuoti, mentre per quanto riguarda quando ne avrò abbastanza si ingrandiranno tutto. Allora, cappello quasi finito, anche perché quasi finito
finito il materiale. Ok, materiale finito, quindi è giunta l'ora anche di scendere. Ok, allora la cosa giusta da fare è questa. No, non volevo fare questo. Ma bensì. Ma non sono riuscito a fare quello che volevo e quindi mi dovrò accontentare. Tanto dovrò salire un'altra volta sola, quindi la maggior parte della terra la posso già togliere, che non servirà più. Ok, penso che servirà, sì, giusto giusto un po' di qualcosa di colorato, perché sarebbe tutto nero, magari tutto nero può essere appena appena macabro, però ora vediamo. Da quello che abbiamo, oddio, quasi quasi la netherrack la potrei quasi usare, però rosso, nero e bianco non è ci sta tanto male, bene. Semmai potrei usare sì, lapislazzuli, quindi abbiamo anche il blocco per la sciarpa, che andrò a fare rigorosamente lì dove ho abbassato la grandezza. Andrò troppo sopra. Ok, in un certo senso mi sento un po' in colpa per aver utilizzato tutti questi blocchi di carbone e di lapislazzuli, però qualcosa va pure utilizzata. Quindi ok, come blocchi ci siamo. E quindi no, se mi sbloccare il gioco, quindi al prossimo avvio vedremo un blocco di terra fluttuante. E sì, ok, col blu ci sta pure bene. Ah, è vero, le zampe laterali non mi mancano, però poco male perché la legna ne dovrei avere a sufficienza. Allora, il lapis lì poso. Legno, legno, legno. Ok. Ho questo di berce, però penso che andrà più che bene. Allora, il legno lo farò partire da qui. Sì, devo risalire. Uno e due. Tre. Penso che riuscirò a fare solo una parte, perché di là non credo. Ok, tipo zampa di gallina o tridente, però. Allora. Sicuro servirà che me ne vado a dormire. Ma l'ho messo, ok, sì. Mi è venuto il dubbio che non stesse in Arda. Sperando
sia carino. C'è il braccio. Oddio. Devo ammettere che il braccio così proprio non è che mi piace. Proprio zero. Quindi direi, allora, a questo punto che per questo video è tutto. Poi mi studio bene il braccio come fare e lo ripropongo identico all'altra parte. Quindi per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, comunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.